adesso, Barbara, è arrivato il momento di gustarci il secondo approfondimento dedicato al coro San Giusto, martire di Paglieta. Thank you.
più bella roulette. Allora, ancora un attimo di pausa per far rifiatare la corale. Un altro ospite a fianco a noi ed è il piacere incontrare e chiacchierare con Marisa Aquilante, che tra l'altro, e mi interessa particolarmente, ha la delega alla cultura. Sì, e qui con la tradizione ovviamente ci si sposa alla grande. Assolutamente, sì, infatti noi siamo molto attenti a queste cose, soprattutto per quanto riguarda un'associazione che si occupa di portare avanti il nome non solo del nostro comune, quindi infatti il coro folcloristico porta il nome di San Giusto, che è appunto il nostro patrono, sì. E quindi porta avanti anche le tradizioni sia delle nostre canti popolari, non solo quelli che sono strettamente paesani, certo, ma anche quello dell'abruzzese, quindi a maggior ragione portare avanti la cultura non solo limitata al nostro territorio, ma loro fanno anche rassegne qui, sia qui in comune sia all'esterno, quindi fanno nei vari altre regioni, e addirittura regioni. Anche all'estero sono andati, ecco. Quindi portano le nostre tradizioni al di fuori, quindi cosa migliore di questa? Ovviamente l'attenzione viene riservata innanzitutto qui a Paglieta, infatti loro, come stavo dicendo, hanno una tradizione, ormai siamo arrivati, quest'anno dovrebbe essere la 15ª edizione di una rassegna che si fa nel periodo delle feste patronali, quindi il 12 di luglio, e quindi portano qui anche gli altri cori che sono del territorio. Beh. E portiamo avanti appunto questo progetto che insomma è importante per noi. Beh, per le tradizioni che non devono mai perdersi. Qualche minuto fa abbiamo scambiato due chiacchiere col collega. Sì. De Mattia, sì. Lui ha la delega al bilancio, è vice sindaco. Cosa succede quando l'assessore Aquilante va a chiedere dei capitoli più corposi? Ecco. Che succede? Si rischia di litigare un po'? Ma, litigare no, però sinceramente è sempre una concertazione, sempre complicata. Esattamente, è difficile questo progetto portarlo avanti, non solo per loro ma anche con altre associazioni. Noi sinceramente dobbiamo dire grazie al nostro sindaco che ha portato avanti insieme a tutta la giunta, quindi anche al nostro assessore al bilancio e agli altri, le iniziative che sono state anche portate avanti anche dagli altri, negli altri anni, dagli altri. Certo. Noi, devo dire la verità, abbiamo fatto di tutto per spendere, quindi mettere un po' di soldi sui capitoli per portare in senso lato i soldi. È una delega un po' bistrattata. Molto bistrattata, quindi dobbiamo dirla. Anche per esperienza, quindi bisogna un po' alzare il livello, non solo economico ma anche qualitativo. Ecco. Anche perché non sempre viene apprezzato, come lei diceva. Esatto. Noi abbiamo cercato e facciamo ogni anno, dall'inizio dell'anno cominciamo a portare avanti tante iniziative.
culture, che siano, oltre a quelle di portare avanti appunto la cultura folcloristica e quindi le nostre tradizioni, ma anche per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda il teatro, chiamare band, sia quelle locali, perché giustamente dobbiamo dare anche spazio alle band locali, perché come si suol dire, molte volte non sono apprezzati quelli che stanno sul posto, ma magari andiamo a chiamare professionalità esterne. E casomai scende la qualità. A volte potrebbe anche essere, può succedere, però noi abbiamo cercato perlomeno di fare questo, cioè durante le nostre iniziative abbiamo sempre cercato di coinvolgere. Attingere dal territorio. Dal territorio, possibilmente, certo, quello che è possibile, e quindi sia con le rassegne teatrali, compagnie possibilmente del territorio, sia per quanto riguarda le band appunto che dicevamo, la rassegna corale, quindi questo, anche perché a Paglieta c'è anche la banda, che era una tradizione, quindi durante le festività patronali c'è anche la cultura della musica bandistica, e quindi diciamo questo. Questo ovviamente ad oggi questo non c'è più adesso la banda, speriamo che si ricostituirà nei prossimi anni. Con i giovani soprattutto. Con i giovani, sì, purtroppo c'era, però dobbiamo nominarlo, purtroppo il Covid ha portato via anche questo, perché piano piano si è andato... Si è sciolto un pochino, sì, perché per tante se motivazioni. Se manca poi il contatto e la vicinanza è accaduto dopo, e non solo speriamo. A Paglieta, e devo purtroppo, dire che tante associazioni sono scomparse per esattamente proprio questo. Per quindi questo. Speriamo poi invece di riuscire a recuperare nei prossimi anni, però ci avvaliamo delle professionalità che sono nel territorio. E delle meravigliose strutture, una di queste ci ospita questo pomeriggio, è davvero sì, complimenti teatro, per sì, è in via di ultimazione, perché vabbè, manca qualcosina, dobbiamo finire. Diciamo che manca la cornice, il sì, quadro c'è, però manca la cornice. Sì, sì, ma intanto noi lo utilizziamo per quello che è adesso, perché comunque per il momento, come avete visto, riusciamo a farlo ben accogliente stesso. E soprattutto caldo, devo dire, si sta bene qui dentro. Malgrado anche le temperature. Anche d'estate, perché questo è anche... c'è anche condizionato. Sì, condizionato sia per l'estate che per l'inverno. Perfetto. Grazie all'assessore Marisa Aquilante, con delega alla cultura, che ci ha fatto capire che ogni tanto scatta il battibecco con l'assessore al bilancio, ma ci sta, insomma, è prassi all'interno di un'amministrazione comunale, ma sempre a fin di bene, insomma, discussione. No, assolutamente, l'unica cosa che io devo stimolare, devo stuzzicare. Fate bene a stimolare. No, l'unica cosa volevo dire, non so se l'ha fatto già il mio collega, volevamo portare i saluti del sindaco che non è presente, quindi se il nostro sindaco avvocato Ernesto Graziani manda i saluti e quindi ovviamente anche grazie a lui abbiamo potuto fare questa iniziativa. Questo perfetto, grazie assessore, noi torniamo in sala, li vedete alle nostre spalle grazie alle riprese di Mario Giacchetta, sono alle nostre spalle già pronti, già caldi, abbiamo dato 5 minuti di pausa per farli riposare un pochettino, ma torniamo in sala perché abbiamo bisogno ancora una volta di ascoltare la loro musica, ma soprattutto le loro voci.